Buongiorno a tutti, io sono Rosita Coco di Quinta D e vorrei far presente la mia esperienza. Io essendo pendolare e quindi scendendo da Milo e non prendendo un treno che comunque è un mezzo pulitissimo, ma bensì prendo l'autobus, devo stare 6 ore a scuola giustamente con una mascherina che obbligatoriamente deve essere chirurgica e io personalmente sono allergica alle mascherine chirurgiche perché mi si creano degli sfoghi su tutta la faccia. Io devo stare giustamente per proteggere la mia salute e quella dei miei compagni 6 ore in classe con la mascherina e poi successivamente quando torno a casa e prendo l'autobus cosa succede? Già l'autobus di per sé non è che sia un mezzo particolarmente pulito. A maggior ragione con il Covid non solo dovrebbe essere super pulito, ma dovrebbero esserci anche il distanziamento, cosa che non c'è. Sull'autobus nessuno ha le mascherine, sull'autobus nessuno sta alla distanza e i posti sono uno vicino all'altro, come normalmente succede su un autobus. E quindi io devo stare 6 ore in classe giustamente con la mascherina, ma poi quando torno a casa e prendo l'autobus, che cosa succede? Con chi entro in contatto? Io quindi personalmente preferisco continuare con la didattica a distanza perché quantomeno riesco a tutelare la mia salute e la salute dei miei genitori, anche perché rimanendo a distanza non ho le esigenze, non devo obbligatoriamente prendere l'autobus.